quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi. Quando vedete una persona che non è in carrozzina e utilizza un bagno disabili, vi siete mai trovati nella condizione di giudicarla, di pensare che non ne ha diritto, semplicemente perché non vedete la sua invalidità? Io sono Stefania Calcagno, sono candidata per il Partito Pirata alle elezioni europee del 26 maggio, sono capolista per la circoscrizione Isole e mi presento anche Nord-Ovest, Nord-Est e Sud. E sono una disabile invisibile. E chi sono i disabili invisibili? I disabili invisibili sono persone che hanno una patologia che non è visibile. Io sembro una persona normale, sono una persona normale. Può essere causata da diverse cose, come la endometriosi, una malattia terribile, come la sclerodermia, come la sclerosi multipla. Nel mio caso io sono portatrice di istomia, che a sua volta può essere derivata da un tumore, da una fistola, dal morbo di Crohn. I disabili, soprattutto in Italia, spesso sono al margine della società, spesso non hanno servizi adeguati, servizi minimi garantiti. Nel Regno Unito, per esempio, supermercati, luoghi pubblici si sono attrezzati con una cartellonistica esplicativa molto molto forte. In Austria, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca esiste l'EuroKey, che è un servizio privato fatto da associazioni che si fondano su donazioni di private, ma che danno questo servizio a tutti i disabili. È una chiave fondamentalmente che apre qualsiasi servizio igienico, qualsiasi servizio dedicato ai disabili, in modo tale che si possa fruire di un bagno sempre pulito e sempre libero, e che chi non ne ha diritto non lo sporchi, non ne abusi. Ecco, questo servizio dovrebbe essere una prerogativa per tutti, non per pochi, e non dovrebbe essere gestita privatamente, ma dovrebbe essere gestita a livello pubblico, centralizzato in Europa, è uguale per tutti. Il 26 maggio, se vorrete darmi la vostra fiducia, porterò questa battaglia nelle aule del Parlamento europeo per i diritti dei disabili invisibili e per i diritti di tutti. Il 26 maggio, pensa pirata.